giornata con le arance che andremo ad utilizzare domani e a giorni poi alterni fin quando noi non le finiremo. Voi rispetterete la tabella, sono bastonate che comunque potete mettere nel frigorifero tranquillamente per 3-4 giorni e quindi vi faremo vedere come si prepara. Volevo innanzitutto parlarvi degli integratori che vi ho detto che avrei utilizzato da quest'anno. Il primo fra tutti è questo qua, che è New Colistop, che è un fito complesso che serve per proteggere la mucosa gastrica intestinale, sia diciamo dei riproduttori sia dei novelli. Utilizzeremo questo integratore che produce la BioVet Line, quindi il nostro anche amico Santi Spadaro, di ogni produttore vi dico che è amico perché sono tutti amici realmente. Quindi come si utilizza? Lo andremo a utilizzare in sinergia con il mio olio, che ormai in tante avete, e questi prodotti, secondo noi, già sono l'olio da prima, ma con l'aggiunta di quest'altro prodotto che è fatto proprio per proteggere la mucosa grassica e quindi è proprio buono, è indicato per il puntino nero, andremo a prevenire appunto questa patologia che poi affligge quasi tutti gli allevatori durante la riproduzione. Questa sera utilizzeremo un alimento nuovo per quest'anno, in quanto noi ogni anno lo utilizziamo, che potete vedere qua in questo secchio, che è il rusk, che io prendo direttamente dalla Germania, ma che trovate anche dal nostro amico sul sito del nostro amico Filippo Dattola. È un prodotto a base di fette biscottate senza lievito, che non c'entra niente con le fette biscottate che siamo abituati noi a vedere in commercio, ed è un prodotto eccezionale durante la riproduzione. Io lo utilizzo oramai da anni, in quanto è un prodotto molto soffice, soprattutto quando avete poi i piccoli appena svezzati. Questo alimento è molto indicato a farli mangiare già 21-22 giorni. Quindi abbiamo già pesato 250 grammi di rusk, uniremo al rusk 12 grammi del New Colistop, ecco, vedete, proprio così. Vedete che nel barattolo c'è comunque un cucchiaino, un misurino. Questo è un misurino di un millilitro, di un grammo, quindi. Noi avremo una bastonata finita di 1,50 kg circa, quindi abbiamo messo 12 grammi della polvere. Andiamo a miscelare delicatamente la polvere al rusk. E poi abbiamo preso 3 arance, le abbiamo spremute noi con l'estrattore, ma potete anche farle con un semplice spremagrumi. Abbiamo ottenuto 200 ml di succo e poi abbiamo aggiunto 300 ml di acqua e abbiamo raggiunto quindi mezzo litro di succo. Il rusk è 250 grammi, quindi si utilizza una parte di rusk, due parti di liquido, quindi non come il cuscucus che si fa uno a uno, ripeto. Una di rusk, due di liquido. Uniremo al liquido che abbiamo pesato poi 10 grammi del mio olio . Versiamo direttamente l'olio nelle arance, nel succo di arance. Andremo a fare una gelatina, anche se vedete che non si scioglie, non fa niente. Voi girate così velocemente e andiamo a versare sul rusk. Facciamo una gelatina per far assorbire tutto il liquido. Quindi girate bene affinché si assorbano tutte le parti. E quindi lasceremo riposare
per 10 minuti un quarto d'ora il composto e passeremo a fare poi l'altra parte del video. Abbiamo quindi fatto riposare il rusk con il succo d'arancia e l'integratore, il New Polystop. Andremo adesso a sgranare con le mani, dopo averlo ovviamente sempre lavato quando toccate altre cose, e che vedete che il rusk diventa, si gonfia innanzitutto. Ecco, in questo caso abbiamo messo il New Polystop. Se lo utilizzate come nella tabella due volte a settimana non succede nulla, non colora niente, soprattutto in queste dosi, quindi potete stare tranquilli. Nel bastoncino morbido, come abbiamo detto, lo eviteremo. Quindi ecco, dopo aver fatto sgranare bene, il risultato è questo. Adesso andremo ad aggiungere il nostro bastoncino secco, che già avete visto come prepariamo la scorsa volta, c'è disponibile il video. Allora, noi abbiamo messo 250 g di rusk e vanno messi almeno mezzo chilo di bastoncino, quindi il doppio di bastoncino, quindi da mezzo chilo a 750 g, quindi da per 2 a per 3. Noi ne metteremo mezzo chilo. Andremo a mescolare bene. E la passonata sarà pronta. Ecco, questo è il risultato finale. Poi potete unire un po' di germix o qualche altro seme, ma io vi consiglio in questo caso, dato che stiamo iniziando adesso, di lasciarla così, proprio per abituare i soggetti a mangiare anche senza semi un po'. Ecco, vedete che se premiamo è umida, ma nel momento in cui la tocchiamo diventa perfettamente, diciamo così, palatabile. Dopo che riposerà 10 minuti sarà perfetta, e questa è la nostra bastonata d'arancia integrata quindi col New Polystop e il nostro olio antibatterico, questo per debellare e prevenire il puntino nero. Chi ha i nostri prodotti, chi vuole provare il nostro metodo, è libero di farlo, chi non vuole farlo non lo farà, farà le bastonate in un altro modo. Chi vuole seguirci, queste sono le nostre ricette, i nostri ingredienti. Noi vi ringraziamo, siete oltre, diciamo, 200, anche un numero piccolo, quelli che mi seguite proprio attivamente. Io vi ringrazio tutti e questi video sono dedicati soprattutto a voi. Grazie e buona serata dal team di Dodò. Allora, in questo video vi faccio vedere come prepariamo il bastoncino morbido. Noi ne prepariamo, diciamo, una quantità di 15 kg per volta, ma in questo caso ve lo farò vedere, ne prepareremo proprio un chilo per farvi vedere l'integrazione, per chi vuole seguirci, che andrà fatta, e questo per tutto il periodo della riproduzione. Ecco, le integrazioni infatti cambiano da periodo a periodo, ci stiamo accingendo quindi alle cove, alla nascita dei pulli, e da quest'anno abbiamo
inserito, come già vi ho fatto vedere nelle tabelle, anche questo prodotto, che non è inserito in realtà nelle tabelle, che vi ho fatto vedere però che avrei utilizzato. Ecco, lo utilizziamo nel pastoncino morbido che lasciamo sempre a disposizione da questo momento in poi. Quindi uniremo l'aminoetti che serve, sono degli amminoacidi che servono ad innalzare il valore proteico del pastoncino e portarlo quindi a un valore, diciamo a una certa stabilità, e garantire una sana crescita poi dei pulli. Uniremo, oltre a questo prodotto, sempre delle BioVet Line, uniremo il Tribiotic, che sono fondamentali fermenti lattici, prebiotici e prebiotici fondamentali, quindi per integrare i pastoncini noi lo utilizziamo almeno 8 mesi all'anno. E un'altra cosa essenziale è il calcio. Questo è importantissimo, non deve mancare assolutamente, in quanto serve sia per la crescita sana dei pulli, dei pullus, e sia per garantire alle femmine di fare uova sane con guscio, diciamo, bello sodo, bello solido. Quindi andiamo a vedere come prepariamo il pastoncino. Mettiamo 800 grammi di pastoncino morbido, noi utilizziamo, già oramai lo sapete, l'ho visto in un altro video, come pastoncino morbido questo qua, che è il bianco fiore new della Chemnitz. Come vedete, io utilizzo più prodotti perché durante le mie prove, durante tutti gli anni, cerco sempre quelli con maggiore appetibilità. Questo pastoncino lo è, inoltre l'azienda è molto seria, è un'azienda italiana, anche questa fatta a conduzione familiare, sono sempre persone molto serie, quindi noi ci fidiamo prima della qualità e poi del prezzo. Ovviamente è un pastoncino questo che ha un prezzo. Quindi mettiamo 800 grammi di pastoncino morbido biancofiore, 200 grammi di cedè all'uovo, anche perché questo è senza uovo, o se non mi sbaglio con albume. E quindi arriviamo a 1 chilogrammo. Questo serve a rendere il pastoncino un po' più asciutto e anche a integrarlo con un po' di pezzettini dell'uovo che sono nel cedè, che è uovo disidratato. A questo punto andiamo ad unire i nostri integratori, iniziando proprio dal ProAminoVit, che va utilizzato nella dose di 5 grammi per chilogrammo. Ecco, 5 grammi sono questo misurino. In questo caso, ecco, fate molta attenzione, perché questo prodotto utilizzato con questa frequenza, quindi come ho detto io sempre nel pastoncino tutti i giorni, può causare, anzi causa, dorature, e quindi chi ha uccelli che hanno questo tipo di problema eviterà di utilizzare questo prodotto, magari lo metterà ogni tanto. Ecco perché è un prodotto, quando vi dico, se utilizzato sempre può causare danni, ma ogni tanto non ci sono problemi. Quindi andiamo adesso a miscelare con l'aiuto di un cucchiaio. Nel frattempo che troviamo il cucchiaio, misceliamo, diciamo così, girandolo. Ecco, in questo caso, come potete vedere, io non utilizzo neanche i guanti per toccare dopo aver toccato altre cose. Quindi andiamo, nel frattempo che mia cugina andrà a prendere un cucchiaio, intanto ecco, la polvere si è un po' amalgamata, uniremo una polvere alla volta, non tutti insieme, questo è molto importante anche. Poi andiamo ad unire il Tribiotic, che si usa nella dose di 20 grammi per chilogrammo, quindi ne metteremo giusti 20 grammi. Allora,
cucchiaio, come vedete facciamo tutto in diretta, niente di preparato. Ecco, andiamo a miscelare quindi il tribiotic. Uniremo infine il calce. Il calce che si utilizza sempre nella dose di 20 grammi per chilogrammo. Anche se in questo caso sono andati 4 grammi in più, non fa niente perché non fa male. Che alla fine il risultato sarà un bastoncino semi morbido, più sul morbido che sul secco, integrato con questi tre integratori che possono sembrare un'esagerazione, invece sono tre integratori che sono complementari fra di loro, sinergici, ma non c'entrano nulla l'uno con l'altro, in quanto stiamo parlando di probiotici, quindi di fermenti, di un integratore di amminoacidi, quindi un integratore proteico, e il calcio che ha funzioni quindi per le ossa e quindi scheletriche. Adesso, dopo aver preparato questo bastoncino, da domani verrà somministrato, quindi per tutto il periodo riproduttivo sarà lasciato sempre a disposizione le coppie, perché già abbiamo le coppie, e quindi fino più o meno al mese di maggio il bastoncino morbido che utilizzeremo, la formula sarà questa. Grazie. Che sono questo qua che vedete in questo tubettino, che è sigillato e spero che resti sigillato, in quanto si tratta di un gel disinfettante e cicatrizzante per le ferite, quindi per le abrasioni, per le ferite, quando capita che un canarino può ferirsi agli arti o alle parti, diciamo, muscolose, potete usare questo gel per cicatrizzare le ferite o l'abrasione. Quando per esempio togliete l'anello che ha causato qualche irritazione, vi consiglio di utilizzare questo gel, che io ancora non ho utilizzato, ma fidandomi del dottor Santi, delle esperienze di chi ci mette la faccia, sono certo che funziona come lui mi ha garantito. Poi quest'altro prodotto, che è l'ultimo che abbiamo scelto, che è la pappa da imbecco, che noi utilizziamo solo in estremi casi di necessità, anche se in passato avete visto dei video dove io imbeccavo i canarini alla sera, magari in qualche caso ho pure consigliato di farlo. Mi sento questa sera, in questo video, di sconsigliarvi questa pratica, in quanto non porta nessun vantaggio, anzi scondiziona le femmine che hanno degli orari stabiliti per imbeccare i loro piccoli, quindi con la siringa andiamo solo a disturbarli. In questo caso la utilizzeremo se abbiamo piccoli ammalati, oppure ammalati, piccoli che crescono un po' di meno rispetto ai fratelli, cercheremo di aiutarli. Solo li utilizzeremo quindi per questo scopo. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione, in quanto questo video è stato piuttosto lungo. Vi auguriamo una buona serata.